A 4 anni dall'incendio della città della scienza a Napoli è arrivato il momento della rinascita. Allora ci colleghiamo in diretta con l'inviata Anna Frangione. Buongiorno, alle mie spalle quello che resta del museo della città della scienza di Napoli dato alle fiamme il 4 marzo del 2013 e 4 anni dopo il sito scientifico di Bagnoli rinasce e lo fa con corporea, un nuovo museo tutto dedicato al corpo umano, museo unico in Europa a pochi metri dalla struttura carbonizzata. Questo museo grazie alle nuove tecnologie è possibile realizzare un vero e proprio viaggio intorno al corpo umano. Verrà aperto anche il 19 marzo il planetario 3D. Una rinascita, dicevamo, in attesa del progetto architettonico che farà rivivere la struttura affacciata sul mare, un progetto che dovrebbe terminare nel 2020. Intanto il museo corporea è innovativo, sarà un luogo anche di un incubatore di start-up e tutto quello che si può vivere all'interno del museo lo si può fare in 3 lingue, italiano, inglese e anche cinese. Questo per attrarre il turismo da Pechino e dare seguito anche agli accordi in materie scientifiche tra i 2 paesi, Italia e Cina.